20 anni è la scuola di formazione e l'impegno sociopolitico del Patriarcato di Venezia, una realtà nata con un semplice ma ambizioso obiettivo: formare una nuova generazione di laici impegnati. Siamo alla Casa Cardinale Urbani di Zelarino, dove in genere si tengono le lezioni. I corsi si sviluppano nell'arco di 2 anni, al termine dei quali viene rilasciato l'attestato di partecipazione e per ottenerlo è necessario frequentare almeno il 75% degli incontri. Studenti universitari e della scuola superiore possono anche svolgere lo stage nell'ambito delle attività della scuola. Quest'anno il tema scelto è davvero forte: questione morale, questione di coscienza. Dopo aver dedicato lo scorso biennio all'approfondimento del concetto di bene comune, oggi infatti si è scelto di concentrarsi sulla categoria della coscienza. È un tema che riguarda tutta la politica, è un tema che riguarda tutta la classe dirigente del nostro paese, è un tema che attraversa tutto l'arco parlamentare, ahimè. Ed è un tema che è necessario affrontare perché vogliamo dire questo: la questione morale è una questione di coscienza. Solo uomini retti, strutturati dal punto di vista morale, possono servire questo paese come merita, soprattutto in un periodo di crisi economico-finanziaria e anche politica come questo. Secondo la Corte dei Conti, la corruzione nel nostro paese è un fenomeno dilagante. Una patologia grave che solo nel 2009 ha fatto registrare un aumento di denunce alla Guardia di Finanza del 229% rispetto all'anno prima. Gli episodi di concussione invece sono saliti del 153% e rispetto a queste condotte illecite individuali, le pubbliche amministrazioni troppo spesso non attivano i necessari anticorpi interni. Serve uno slancio e bisogna capire che le dinamiche che portano alla rappresentanza politica, ai posti di potere. Serve uno slancio che faccia sì che il potere non venga più concepito così come si insegna in scienza politica, come quella facoltà di imporre la propria volontà agli altri, ma come dice Benedetto XVI nel suo Gesù di Nazareth, il potere è un dovere di servizio. Di conseguenza le classi dirigenti devono assumere questa dimensione del servizio, così un po' come fecero quelle classi che dopo la guerra si impegnarono a ricostruire l'Italia senza cercare il vantaggio proprio, ma il bene comune. La scuola di formazione all'impegno sociopolitico forgerà dei politici diversi? La scuola ha questa ambizione, cercare di portare all'impegno sociale e politico delle persone che abbiano una storia relazionale. Questo permetterebbe al politico di sentirsi meno solo e al cittadino di essere custode. Mi spiego, permetterebbe al cittadino che ha condiviso con il suo eletto, il politico, ha condiviso una storia di impegno nel territorio, permetterebbe al cittadino di comunicare le istanze del territorio e delegherebbe al politico la sola decisione in merito a questa dignità. In merito a questa decisione, in merito a questa questione. Ecco, noi tentiamo di ricostruire quel filo che si è rotto tra la cittadinanza e la sua rappresentanza. Un bel segnale offerto dalla scuola arriva direttamente dal primo dei relatori invitati quest'anno. Si tratta di un giovane docente all'Università Cattolica di Milano che ha appena pubblicato un libro, il cui titolo fa il verso a un celebre romanzo di Cormac McCarthy, Non è un paese per giovani. Sostanzialmente questo libro racconta la situazione dei giovani in Italia, insomma è un po' sotto gli occhi di tutti il fatto che c'è tutta una serie di squilibri generazionali che penalizzano le nuove generazioni e non consente ai giovani di avere quel ruolo nella società, nel mercato del lavoro, che consentirebbe da una parte di valorizzare le loro capacità, i loro talenti e dall'altra, attraverso questa valorizzazione, di far crescere e sviluppare meglio il paese. Ecco, qui in Italia questo manca e manca più che altrove. Perché gli anziani sono troppo egoisti? In parte nel libro c'è un po' questa critica. Allora, diciamo che nel libro si critica in parte l'egoismo degli anziani, una classe dirigente formata da ultra sessantenni che non vuole rimettersi in discussione, che rimane comunque fissa sulle proprie poltrone, sulle proprie posizioni di potere, eccetera. Ma dall'altra c'è anche forse una timidezza dei giovani stessi nella capacità di farsi parte attiva di un cambiamento di cui il paese ha bisogno e che può avvenire solo se loro diventano protagonisti di una nuova stagione, appunto, di cambiamento sociale e politico. Alcuni dicono che è difficile impegnarsi, per esempio, in politica se non si riesce nemmeno a trovare un lavoro. Ci sono tanti precari che fanno fatica anche a mantenersi da soli in modo autonomo. Come si fa a pensare anche di dedicare tempo a qualcos'altro?
Ecco, infatti, anche questo è raccontato nel libro, cioè è anche uno dei motivi che depotenzia l'energia e la capacità dinamica e innovativa delle nuove generazioni, cioè questo essersi trovati quasi improvvisamente investiti da questa tempesta perfetta di una flessibilità che poi è diventata precarietà colpevolmente, perché non sono stati messi in campo quelle trasformazioni del sistema di welfare pubblico che consentisse appunto alla flessibilità di diventare uno strumento virtuoso nel mercato del lavoro. Quindi colpevolmente si è lasciato scadere in precarietà e questa cosa appunto sta schiacciando poi i giovani e quindi li sta un po' costringendo ciascuno a trovare la propria via di salvezza invece che cercare in modo collettivo di pensare a cosa la società ha bisogno e a come cambiarla insieme dal punto di vista collettivo appunto generazionale. Dal punto di vista collettivo però i partiti hanno un po' fallito, hanno deluso comunque, quindi da dove arriva la soluzione? I partiti hanno molto deluso, infatti molte ricerche fanno vedere come c'è un forte discredito e caduta di credibilità nei partiti e forse anche nella politica da parte dei giovani, eppure c'è in loro, soprattutto nella generazione dei millennials, cioè in quelli che i giovani che sono diventati maggiorenni nel nuovo secolo, quindi quelli che stanno diventando adulti in questo nuovo secolo, nel ventunesimo secolo, di valorizzare le proprie capacità, di essere più determinati, di voler contare e di fare la propria parte, nonostante le difficoltà, nonostante un paese chiuso, nonostante un paese rigido. Ecco, bisogna ripartire da qui, da questa voglia di questi giovani, di questi ventenni, di mettersi in gioco e di far vedere quanto valgono. Se riusciamo appunto a liberare queste energie, queste risorse, queste intelligenze nel modo giusto, da qui si può ripartire per una società italiana che si rinnovi, ma si rinnovi in modo da avere una qualità di risorse umane, di capitale umano che possa diventare la prossima classe dirigente.